Una vera e propria escalation di criminalità che si sta verificando nella città di Vittoria. Furti, aggressioni e risse che diventano quasi all'ordine del giorno e che l'amministrazione vittoriese non intende più tollerare. Il livello di guardia raggiunto ha portato il primo cittadino, Giovanni Moscato, a richiedere un incontro davanti al prefetto del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è tenuto ieri nella sede della prefettura di Ragusa. Il sindaco ha illustrato l'esito del vertice spiegando che la città di Vittoria urge di maggiore sicurezza per contrastare un fenomeno di criminalità in crescita che ha allarmato i vittoriesi. Moscato si dice soddisfatto per la sinergia con il prefetto di Ragusa, Maria Carmela Librizzi, per la sollecitudine nella convocazione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, sia dalle forze dell'ordine per il pronto riscontro attivo e operativo sul territorio vittoriese. A seguito delle nostre richieste verranno intensificati i controlli sia qualitativamente sia quantitativamente per una vigilanza maggiore e più capillare dell'intero territorio, soprattutto nelle zone dove si registra il disagio maggiore, spiega Moscato. Al potenziamento della vigilanza in città uniremo delle iniziative per far rivivere i nostri quartieri. È nostra intenzione organizzare mercatini rionali itineranti e organizzare eventi culturali itineranti. In particolare, Moscato sottolinea che l'amministrazione intende puntare sul recupero di Piazza Manin, agevolando l'apertura di nuove attività commerciali da parte di vittoriesi, con agevolazioni previste per i tributi locali. Sabato mattina si svolgerà proprio in Piazza Manin la prima delle giunte itineranti previste dal programma amministrativo. La scelta non è casuale, dato che la piazza è una delle zone da troppo tempo abbandonata a degrado. Adesso è il momento di invertire la tendenza e di restituire decoro e sicurezza alla città, assicura Moscato.